Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Allora, questo sarà il mio video dei prodotti finiti del mese di febbraio. Come state? State bene? Tutto ok? Non ci lamentiamo, andiamo avanti e teniamo duro. Allora, vedete, ho messo gli orecchini truzzi, quelli che vi dicevo, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, uno ultimo, penultimo, insomma, sono, ne sto caricando un po' di video oggi, non so poi in quale sequenza li pubblicherò, insomma, li metterò, li caricherò. Allora, vi piacciono? So truzzi, però alla fine il risultato non mi sembra così male, no? Avrei, oddio, magari avrei preferito legare i capelli, ma siccome devo farmi la ricrescita, devo andare dalla parrucchiera, l'ho lasciati così, quindi si vedrà ogni tanto questo sberluccico che va e viene, non mi dispiace affatto. E porto anche la maglietta con gli sberluccichi, che però da qua non si vede, mannaggia Pippetto! Non si vede, vabbè, è tutto uno sberluccicamento. Volevo essere molto fashion per voi. Ok, quattro cavolate dette. Cominciamo con i prodotti finiti che, come al solito, sono nel mio sacchettone ecologico di Bottega Verde e è abbastanza consistente, vi devo dire la verità. Fino alla metà di febbraio il sacchetto era praticamente vuoto, poi sono finite tutte insieme una valanga di cose, quindi partiamo subito e non perdiamoci in chiacchiere perché sapete che io poi se parto non mi fermo più. Random, tiro fuori, come al solito. Allora, ho finito questa maschera di Montagne Jeunesse all'argilla, argilla anti-imperfezioni, che mi avete visto anche usare in uno struccaggio serale in diretta. Ragazze, io amo queste maschere, veramente, veramente mi piacciono tantissimo. Mi stanno dando grande soddisfazione con questa quantità. Questa faceva parte ancora di uno stock, vedete, a 50 centesimi. Con questa quantità qui, che è di 20 grammi, eccola qui, io riesco a farci tre applicazioni, che insomma, voglio dire, non è poco. Questa è. Mi ha fatto leggermente tirare la pelle, però poi leggendo nei commenti sotto che mi lasciate, e io vi ringrazio sempre dei commenti perché sono degli spunti incredibili e delle nozioni in più che acquisisco di cose che non so, no? È bello anche per questo poi fare i video su YouTube. E mi è stato detto appunto di non lasciarla 10 minuti, anche se io mi sono attenuta alle istruzioni che mi dava qui dietro. E mi hanno detto insomma che a quelle all'argilla tendono poi un pochino a seccare la pelle, per cui non bisogna far fare l'effetto maschera di cera, come dico io, ma bisogna rimuoverle prima. E adesso è una cosa che sappiamo, però vi dico, sono ottime, poi lo sapete che io le amo queste maschere qui. E va bene, ho finito della serie sbaffettiamoci tutte, ho finito queste strisce depilatorie per pelli delicate della Cadei, le Depil Soap, 20 strisce multistrappo con biossido di titanio e T102, tutte queste cose fantascientifiche. Vi devo dire, io in genere vado dall'estetista a fare queste cose, ma questo è un inverno un po' particolare per me, per cui non riesco a ritagliarmi quell'oretta al mese, perché poi una volta al mese ci vado normalmente, e quindi mi devo arrangiare a casa. E ho il problema sempre di pelle arrossata, specie sul viso, quindi cerco sempre cose abbastanza delicate. E queste ve le voglio consigliare perché mi sono trovata veramente bene con queste qui. Mi sono durate tra l'altro una vita. Non ce n'ho più, è proprio finito. Vedete, non ce ne sono più. Ho lasciato anche questo per farvi vedere che sono realmente finite. Però ve le consiglio se non sapete insomma cosa acquistare di questa tipologia qui per baffettuzzi. Potete acquistarle tranquillamente perché sono veramente buone, mi sono piaciute. Poi ho finito un bagnoschiuma, un altro bagnoschiuma della serie, beh, della serie, quale serie? Di Venus. Questa è il Desert Dream, zenzero e patchouli. Ve ne ho già parlato, credo, in un video di promossi e bocciati del mese scorso. Ragazze, ragazzi, chi è? Io non so, sempre con sto ragazze e ragazzi, e gente, chiunque sia all'ascolto e alla visione di questo video, sappiate che ha un odore talmente inebriante questo bagnoschiuma che dovrebbero inventare anche delle tisane a zenzero e patchouli. Chissà se forse ci sono, non lo so. Buonissimo, lascia la pelle. È un bagnoschiuma di questi super economici, insomma, niente di che. 250 ml e è durato abbastanza, considerato che mio figlio la doccia la fa sempre in allenamento, in piscina. E poi l'inverno noi non ci docciamo tutti i giorni, passeremo per sozzoni, ma non abbiamo l'esigenza di docciarci tutti i giorni. Quindi ci durano un pochino di più. L'estate, ovviamente, ne facciamo un consumo più maggiore.
maggiore di bagnoschiuma. Mi piace, mi è piaciuto tantissimo. Se vi capita di questa linea qui, ci sono diverse profumazioni. Questa veramente ve la consiglio. Ok, poi ho finito. Vi ricordate nell'ultima bio box mi era arrivato, che vi avevo fatto vedere, vi era arrivato questo campioncino di shampoo? È della Saponaria, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Ed è shampoo biologico ai semi di lino extravergine, fatto a mano, eccetera, eccetera, ovviamente biologico. Guardate, un'applicazione, considerate che io con una bustina ci faccio uno shampoo e quando mi lavo i capelli faccio sempre due shampoo al lavaggio. Quindi, che vi devo dire? Non mi sento di dirvi nulla. L'odore è praticamente inodore. Ha lavato i capelli, ma certamente non me ne posso fare un'idea con una bustina. Se me ne avessero magari mandate due, forse, vabbè, sono un po' eccessiva, però forse con due me ne sarei fatta un'idea diversa. La lavare ha lavato, insomma, sgrassare, l'ho usato come primo dei due shampoo, perché così ho detto, lo vedo sui capelli proprio grassi, vediamo che effetto fa. In effetti, schiuma ne ha fatta a sufficienza, ma non posso dirvi altro. E va bene, ho finito questa mini size di bagnoschiuma. Chris, la riconosci questa? Questa qui faceva parte sempre del giveaway che ho vinto nel canale 77 Piga di Chris. Ciao tesoro mio. Allora, ne è rimasto proprio un goccino, ma non riesco proprio ad acchiapparlo, quindi scusatemi, comunque per me è finito, non esce più schiacciando e non mandava di tagliare, insomma, un bagnoschiuma. E questo faceva parte di uno dei, diciamo, dei premi che lei aveva messo in palio nel giveaway. È veramente buono, è veramente. Me lo sono spruzzato quasi nel naso, adesso è uscito, bastardo, fino adesso. Mi sono impazzita per fare la doccia, vabbè, non importa. Ehi, vabbè. Solita grezza da video, l'ho fatta. Speriamo di aver finito per questo video perché tanto vedete, sempre almeno una nel video non può mancare mai. Ma non taglio, lo sapete che non taglio. È molto buono. Non so dirvi costo, si potrà reperire in qualsiasi penso profumeria. Insomma, comunque, buono. Mi è piaciuto. Grazie, Chris. Ho finito. Voi direte, ma come ha fatto questa che non si mette mai lo smalto? Ma era un rimasuglio. Ho finito questo leva smalto di Shaka che presi, vi dico, a settembre 2012. Quindi immaginatevi voi, in un OVS appunto di che non avevo detto niente. E seconda grezza, adesso arrivo. Io vorrei sapere perché mi vola sempre tutto dalle mani quando faccio i video. Vabbè, a me non cade mai niente. Io ho servizi di piatti da quando ho pure i capelli. Da quando mi sono sposata, ragazzi, non ho rotto un piatto. Se, quelli che si sono rotti me l'hanno rotti i figli, marito, ecco, però mi vola tutto quando faccio i video. Vabbè, fa niente. Allora, che dirvi? Questo è un solvente per smalto senza acetone, quindi acetone free. Scadenza 24 mesi, 125 ml. Allora, l'ho usato tutta l'estate scorsa, me lo sono portato in vacanza al mare e l'ho usato per tutta poi per la durata dell'estate, dove io metto, che è un periodo nel quale io uso tantissimo mettere lo smalto. Ed è un colore, quando l'ho andata a comprare, un colore violaceo, azzurino violaceo. Allora, lo smalto lo leva benissimo, veramente anche quello con i glitter, non mi ha dato nessun tipo di problema. Il problema che dà è che secca le unghie, le secca terribilmente. Infatti, sono dovuta andare poi ad idratarle proprio con l'olio d'oliva dopo un po'. Per cui, no, se lo dovete usare per lunghi periodi, cioè d'emergenza, può anche andare bene. Usato per lunghi periodi, almeno sulle mie unghie, no, mi ha seccato troppo, non lo ricomprerei. Ok, ho finito. Accendete il cero, quello dei morti. È finito il mio take the day off, ho imparato pure a dirlo. È finito, poverino, è finito proprio tutto, tutto, tutto. Ecco, è rimasto. Che cosa è rimasto? Niente, non si acchiappa più nemmeno qua, ma non lo apro perché tanto mi schizza in faccia. Quindi lasciamo stare. E lo sapete, è il mio struccante preferito per eccellenza. Io e lui, vedete, siamo proprio amici per la pelle. È finito, ahimè, e in questo momento lo ricomprerò sicuramente, prima o poi, insomma, nei prossimi acquisti. Però ho da smaltire diversi struccanti tra bio box che mi sono arrivate, tra cosine che ho preso sui siti EcoBio. Quindi, almeno per il momento, ma solo per una questione economica, perché come potete evincere dallo scontrino, 18,70 euro. Quindi smaltisco prima quello che ho e poi sicuramente lo riacquisterò il mio amato.
Baciotto, ok, quindi non ve ne devo proprio parlare, lo sapete che è il mio struccante in assoluto preferito al mondo. Poi che ho finito? Ho finito questo shampoo all'olio d'argan e di camelia per capelli secchi e spenti senza parabeni, con estratti naturali di Garnier. Questi sono dei bagno, dai, di shampoo che io uso per mia figlia, per i capelli di mia figlia. Allora, questo capelli secchi e spenti, ok, ci sta. Boh, lei è giovane, non ha capelli, cioè, ha i capelli di una bambina di 9 anni. L'odore, insomma, non è che mi abbia fatto impazzire. No, non credo di riacquistarlo. Lavare lava tranquillamente, però non ho avuto, che vi devo dire, no, né sì e né no, nel senso sì, un prodotto così che non ricomprerei, senza infamia e senza lode, che secondo me è peggio, perché io preferisco odiare e amare piuttosto che essere indifferente. Non so voi. Ho finito l'ennesimo boccione, boccettino, questo Zen che ci piace tanto, e voi sapete ormai, ah, quanto è buono questo odore di talco. Noi ci profumiamo le scarpe e anche i piedi con questi spray, questi deodoranti. Questo è quello zero alcol che prendo al mio amato Todis. In genere uno al mese, insomma, vedete, poi ne facciamo fuori. Ci profumiamo tutti i piedi e le scarpe di talco perché vogliamo avere questi piedi profumosi tutti quanti. E ci siamo. Poi, che ho finito i miei amati, sono ritornata a loro, mamma mia, dopo quell'esperienza traumatica che ho avuto di quegli altri dischetti calcotone di Bambulla, se vi ricordate, sono ritornata a loro, sono i miei dischetti amati per eccellenza, sono bordati, una parte anidro d'ave, una parte liscia, come potete vedere, li conoscerete tutte, d'acqua e sapone e via, li buttiamo così, insomma, questi se ne consumano in quantità industriale, lo sapete, quanto mi piacciono questi orecchini che sberluccicano, va bene. Ho finito il detergente intimo di Vivi Verde Coop, di questo, cioè, non mi soffermo neanche un secondo perché ne ho parlato, straparlato, credo di averci fatto pure la recensione, manco mi ricordo più, sapete che la memoria mia è un po' così. È finito, super amato, adesso ne sto usando un altro del quale credo di avervi già parlato tra i promossi. Lo prendo al volo perché ho il bidet vicino, lui, che non c'entra niente in questo video, ma ci tenevo a farvelo vedere. Prendetelo, prendetelo tranquillamente perché è veramente, veramente buono, delicatissimo e ci sta tutta, insomma. Va bene, se lo sapete che lo amo anche questo. Ho finito un dentifricio, abbiamo finito un dentifricio di antica erboristeria, in questo caso camomilla, vitamine, zinco con minerali, progengive, insomma, dentifricio, niente di che. Ok, così come ne abbiamo finito un altro, pasta del capitano, la ricetta originale, igiene completa con antibatterico e fluoro, lui, eccolo qui. Altro dentifricio finito. Voi lo sapete che io li prendo in offerta quando capita, insomma, quando capitano le offerte, ne faccio una piccola scorta. Ho finito un altro bagnoschiuma. Abbiamo finito, sempre in famiglia, di questa linea che io stradoro. Io non so se chi di voi usa questi bagnoschiuma, io ve li straconsiglio. Linea Tesori d'Oriente, questo in particolare muschio bianco, 250 ml di coccole, di profumo fantastico, ve l'ho già detto in un altro video. Io adoro la profumazione muschio bianco, ma di questa linea qui la profumazione muschio bianco è una cosa. No, non. Io sarei così. Adesso passerò i prossimi 10 minuti ad. Buono, buono, sa di fresco, di pulito, di morbido, di avvolgente. Sapete, mi vengono in mente gli asciugamani, quelli morbidi in cui vi avvolgete. Mi dà una sensazione di benessere annusare questo. Io mi sa che me lo metto nell'armadio aperto a mo' di deodorante. E adesso l'abbiamo cominciato ad usare un altro di questa linea e ci stiamo trovando ugualmente bene. Ve li consiglio, lasciano la pelle non secca, fanno un'ottima schiuma, sono concentrati, vi lasciano la pelle morbida, setosa e profumata. Rimane anche un pochino il profumo sulla pelle. Straconsigliato. Poi ho finito questo bagnoschiuma di Erbolario, un campioncino ovviamente, da come potete vedere, la profumazione Ortensia, che è una delle ultime profumazioni uscite. Allora, diciamo che tra tutte le profumazioni di Erbolario non è sicuramente la mia preferita. È molto intenso il profumo, è buono, non posso dire che non sia buono. Io ne preferisco altre, io impazzisco per il papavero soave e l'essenza di tiglio mi fa impazzire.
È buono, comunque persiste, sapete che i prodotti di erbolario sono prodotti che persistono molto sulla pelle, cioè l'odore di questi prodotti rimane a lungo, e per cui è buono, come tutti gli altri bagnoschiuma, profumazione, nì, diciamo, nì, c'è di meglio. Finito, cari ragazze e cari ragazzi, il balsamo che è diventato nano, vedete, è diventato nano, che io ovviamente ho tagliato, come potete vedere, ecco qui, non c'è più nada de nada, me lo sono acchiappato fino all'ultimo, e questo è quello di Bottega Verde. Vi ricordate che avevo preso anche lo shampoo, li avevo presi in combo? Balsamo crema, olio di noce e frutti rossi. Straconsigliato anche questo balsamo, tanto quanto il bagnoschiuma. È buonissimo, è veramente, veramente. Cioè, mi fa ridere così. Sembra come. Vi ricordate i cartoni animati di. Mi viene in mente adesso di Vilco Iote, quando gli cadeva sempre qualcosa in testa. Chi è della mia età se vi dovrebbe ricordare? Che gli cadevano sempre in testa le cose schiacciate e camminava con le zampette così, poverino, in mezzo centimetro d'altezza. Ecco, mi fa un po' impressione fatto così. Comunque, è finito, è buonissimo, è una linea che vi straconsiglio. Questa è quella per capelli colorati. Prendeteli in combo shampoo e balsamo, e questo balsamo nutriente ve li straconsiglio, buonissimi. Poi ho finito questo latte detergente della Artexo. Questo è sempre questo è il Désir d'Orient Makeup Remover. Allora, questo non so dirvi dove si trova, credo forse in farmacia, dico una sciocchezza. Fa sempre parte di quella serie di prodotti che mi aveva regalato la mia amica. È buonissimo, mi sono trovata benissimo. C'ha un odore, sembra un profumo. È veramente veramente buono e il colore, ecco, è questo rosa qui, strucca benissimo, mi sono trovata veramente veramente bene con questo. Lascia il tempo che trova, nel senso che non mi sono messa a fare una ricerca su internet per potervi aiutare, sono stata cattivella. Però penso che insomma se andate su internet e cercate questa Artexo sicuramente ne potrete sapere di più. Ve lo posso consigliare qualora desideriate provarlo e lo troviate, veramente veramente buono. Ho finito questa bocciona di tonico della Olatz, Olatz Essentials, tonico rinfrescante, pelli normali, secche e miste. Anche questo è un campione, che mi è stato un campione, è un flacone che mi è stato regalato, lo stesso da una mia amica. È un tonico. Io non ho un amore particolare nei confronti dei tonici. Nel senso che li uso perché di prassi vanno usati ed è bene, sento insomma parlarne benissimo di questi tonici, però se vi dovessi dire che sulla mia pelle producano un effetto particolare di risveglio, di rinfrescamento vario, li uso perché vanno usati, perché sono una maniaca di trucco, perché mi piace comunque completare la pulizia con il tonico, però io ne potrei fare tranquillamente a meno. Profumazione delicatissima. Basta così, insomma, non c'è nient'altro da dirvi. Comunque no, non mi ha arrossato la pelle, è molto molto delicato, eh. Prodotto comunque, se vi capita di volerlo provare, provatelo perché non è affatto male. Certo, detto così è proprio incoraggiante l'acquisto. Vabbè, però è quello che penso. Adesso vi presenterò un prodotto, ragazze mie, che ve lo faccio vedere senza dire nulla. Ecco, ci siamo capite. Guardate. L'ho lasciato lì quest'angolo, l'ho lasciato lì. Mi sono sforzata con l'ernia per finirlo questo, come diceva Verdone, uno sforzo con l'ernia. Beh, così mi sono sforzata io. È stato il prodotto in assoluto peggiore che io abbia usato sul mio viso, sulla mia pelle, a livello di odore, di consistenza. Ne ho fatto un video a parte, una recensione a parte, non ci voglio neanche. State plastica, io non ci posso fare niente. Io ho amato alla follia, si può dire? Io l'ho amato, scusatemi, l'ho odiato, se, ciao, l'ho odiato alla follia, veramente brutto prodotto, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi dispiace per lui, addio, manco la boccetta voglio conservare, sciò, via. Ultimo, ma non per ultimo, un altro prodotto del quale, scusatemi l'espressione volgare, me ne sono liberate le palline, non ne potevo più. Lui, questo
questa crema contorno occhi di Bottega Verde Malefica che non finiva mai, finalmente è finita. Questa è la contorno occhi e palpebre effetto lifting che io ho tagliato perché da brava consumatrice ho detto anche se mi fa schifo sto prodotto lo voglio finire, voglio farvi vedere che non c'è, spero che si riesca a vedere che non c'è più niente né di qua né di là. Una volta tagliata la confezione sono stata a combattere una settimana ancora con st'aggeggio, sembrava si moltiplicasse. Questo è da 15 ml, mi è stato venduto come un prodotto miracoloso, assolutamente no. Adesso ne ho cominciata, quindi per me non è un prodotto che non riacquisterò sicuramente questo prodotto, ecco, diciamola così. Non è un video di promossi e bocciati questo, ma credo di averla già strabocciata 1000 volte. Non mi è piaciuto assolutamente. Acqua fresca. Ora non so se perché la mia pelle è una pelle comunque comincia ad essere una pelle matura, non so dirvi il motivo, però io ho un contorno occhi così scrauso. Non l'avevo mai provato, quindi per sulla mia pelle, sempre sulla mia pelle, no, zero carbonella. Adesso ne ho cominciato un altro che presi sotto Natale di Brochet. Allora, sono alla seconda, terza applicazione. Che mi sono sporcata io con la mano. Sono alla seconda, terza applicazione, quindi in realtà non posso ancora dirvi assolutamente nulla, però già sto notando la differenza rispetto a questo. Sulla durata, cioè sul no, sulla durata, sulla consistenza e su come mi rende, su come rende poi, ma non riesco proprio a parlare perché diluvia fuori. Allora, la resa che ha sulla mia pelle è buona, quantomeno ci rimane il prodotto dove lo metto, non se ne va a quel paese, insomma, non scompare. Cari ragazze, guardate un po'. Finiti anche questo mese. Anche questo mese ci siamo levati il pensiero. E sto preparando, caricando altri videuzzi, più che caricare li sto pensando e sto per alcuni li ho già girati, non so in che ordine poi monterò i vari video che mostro, voi lo sapete, insomma non fate caso, lo dico sempre in ogni video, sono anche abbastanza ripetitiva, non fate caso se in ordine, cioè se in ordine di caricamento posso dire magari in un video delle cose che poi ritrovate in un video che monto dopo, cioè che carico dopo, io sono un po' così, sono un po' pasticciona. Così sono. Allora, io vi saluto, spero di non avervi annoiate con questo video, vi rimando ai prossimi video e con questo al prossimo mese. Vi abbraccio e vi mando un bacio stra mega galattico. Ciao a tutte ragazze e ragazzi.